Bene, buonasera, grazie. Sì, mi chiamo Federico Bardini e lavoro cooperativo, presidente anche senza un po'. Allora, io sì, dunque, di dati ce ne andrei molti, io quindi volevo presentare un po' la situazione dal punto di vista. Tra l'altro, ho anche una prima elaborazione di una ricerca che, se non fosse tragica, sarebbe estremamente divertente, e cioè abbiamo provato a vedere all'Università di Perugia. Io lavoro in un dipartimento che ha i corsi di laurea in scienze dell'educazione, in scienze della formazione primaria, in scienze tecniche e psicologiche. Quindi l'intera platea di quelli che poi si occuperanno di bambini, di ragazzi, eccetera, eccetera, e quindi, come dire, sono sia tra il 10 per, teoricamente, no, sono studenti universitari, dovrebbero essere tra il 10% della popolazione più colta, e in più sono quelli che probabilmente dovrebbero avere una responsabilità educativa. Quindi, come dire, su questi temi dovrebbero avere un livello di preparazione. Non fate caso al sorriso per non piangere, perché alla prima domanda siamo a 300 ragazzi ancora, è un lavoro in progress, quindi l'ho solo tirato fuori le elaborazioni automatiche che fanno diversi software con cui si conducono ormai le indagini fatte attraverso dei questionari, per l'appuntamento di oggi. Siamo andati a vedere perché i primi risultati che erano arrivati nella matrice, si è detto, ah, vabbè, i primi 30 studenti, ho detto, vale, gli studenti sono un po' più informati della media, meno male, via. Allora, poi guarda, siamo andati a rivedere per l'incontro di oggi, il 48,9% di questi studenti parla di gender come insieme di teorie fatte proprio dall'attivismo gay e femminista radicale, per cui il sesso è solo una costruzione sociale. Scegli questa risposta, come dire, rispetto a il genere non esiste, una strategia comunicativa ideata per spostare l'attenzione dei diritti civili in direzione di paura nei confronti della diversità. Esiste. Studi di genere, gender studies, come vengono chiamati nel mondo anglosassone, che rappresentano un approccio multidisciplinare, interdisciplinare allo studio dei significati socioculturali della sessualità e dell'identità di genere. Ok? Questa risposta è stata scelta dal 36,7%. Gli altri che mancano, si sarà accorto, chi è più avveduto in matematica si sarà accorto che manca ancora una piccola percentuale, l'11,4% ha ugualmente scelto una risposta abbastanza particolare, un'idea che sostiene la non esistenza di differenze biologiche tra uomini e donne, e che cerca quindi di allontanare i soggetti dalla conoscenza e dalle leggi scientifiche biologiche. Quindi, se sommiamo questo 11%, 11,4, 48,9, otteniamo un bel 60% di studenti che non hanno la più pallida idea di cosa sia questo dibattito e sono i futuri educatori. Mi sembra molto interessante, e promettente, quindi sono d'accordo rispetto a quello che si diceva nell'introduzione, che quello che noi stiamo vedendo, le prese di posizione, insomma, io lavoro in Umbria, dove, pur vivendo ad Arezzo, lavoro in Umbria, dove il forum delle famiglie, diciamo così, ha una sua consistenza. Io ho avuto il primo incontro con questo forum delle famiglie. Sono entrato all'Università di Perugia nel 2008, nel 2009 sono stato invitato in una trasmissione in una TV locale, di cui ovviamente non sapevo nemmeno l'esistenza, a parlare, perché era uscito, 2009, sì, era uscito un libro che si intitolava L'identità sessuale a scuola, che avevo curato insieme a Barbara Santoni, per l'edizione di Google. Arrivo lì e mi viene presentata la mia controparte. Sapevo che ero in controparte, sapevo che per parlare di un libro bisogna avere una controparte, la pretesa almeno di definirsi scientifico, e era questo, credo noto, avvocato Pillon, e che dalla prima frase che io ho detto ha iniziato a interrompermi e a darmi, fino a che sono assolutamente caduto nella sua trappola comunicativa e ho iniziato a urlare, perché non c'era altra possibilità di parlare. Però vorrei, appunto, prima di darvi qualche dato sugli insegnanti, che
credo siano di estremo interesse, qualche altro dato che fosse interessato sugli studenti, ma studenti di un tipo particolare, quindi dicevo, ho anche dati sugli studenti delle superiori e sono interessanti anche quelli, soprattutto perché abbiamo comparato un istituto pubblico italiano con un istituto cattolico di Spagna. E quindi penso che sia molto interessante vedere che in un istituto pubblico italiano il livello di omofobia è molto più alto che in un istituto cattolico di Spagna, ma non solo. Il livello di informazione che si fa a scuola è molto più alto in un istituto cattolico spagnolo piuttosto che in un istituto pubblico. Il cattolico di là, ovviamente, in Spagna, che quindi, come dire, aveva volendo, no? Dicevo, nel 2009, visto che ormai ci ho fatto riferimento, ho uscito questo libro, curato da me, Barbara Santoni, in cui c'era tra l'altro la implicitamente notata tra le autrici Montano, una delle autrici dei opuscoli dell'Istituto Beck, e numerosi altri autori, insomma, che si occupano Davide Detto dell'Università di Firenze, eccetera. Un libro scientifico ma forte, questi temi, un libro in cui c'erano percorsi espliciti sui temi dell'omosessualità, dell'identità di genere e del ruolo di genere. Sembra molto importante differenziare le cose, perché in Italia su questo c'è una grossissima confusione tra identità e ruolo, tra identità di genere e orientamento sessuale, come ricordava chi mi ha preceduto, sì, ci sono capitoli interi dedicati a che cosa dovrebbero dire e sapere gli insegnanti, eccetera. Ma a parte questo episodio di questa TV locale perugina, c'è stata una pagina dedicata al Corriere della Sera, una pagina dedicata alla Repubblica a questo libro. Il libro ha esaurito due edizioni, no, che per un saggio, insomma, è abbastanza particolare. Nessuno, a parte questa aggressione, che devo dire mi lasciò anche molto più che spaventato, scioccato, no? Nel senso che non si era nel 2009 abituati, anche se come giustamente è stato più volte ricordato, alcuni tipi di movimenti vengono attivati, però insomma non era così frequente. Tant'è che questo libro, appunto, io non ho ricevuto nessuna critica. Nel 2011 c'è un altro libro, anche quello molto, molto esplicito, molto sempre con delle ricerche, presentava delle ricerche, eccetera, per Armando Editore, che stiamo comprendendo la differenza, e anche non ci sono state attacche. L'anno scorso è uscito questo librettino che ho scritto, che è la cosa più diplomatica che abbia mai scritto su questi temi. È proprio, come dire, pensato un pochino con un togliendo delle cose, e che ha per esempio soltanto un percorso sulle differenze. Questo libro, potete andarci su internet, è stato massacrato, da una serie di siti dell'ultradestra cattolica, e citato ovviamente a Pezzettini, quindi, cioè, non a Pezzettini nel senso prendendo solo una frase, smezzato una frase, prendendo una frase tagliando la metà. In alcuni articoli si è dichiarato di non averlo letto, ma si dichiara comunque, no? Questo è veramente molto interessante. Mi dispiace dirlo, cioè, nel senso, non vorrei che fosse scambiato per altro, ma insomma, questo è arrivato, un libro che è arrivato in finale al premio sulla ricerca scientifica, in cui che viene consegnato al CNR. Quindi, credo che le fonti scientifiche, quello che viene detto, siano state verificate. Ora, qual è il problema? Il problema è che questo, secondo me, intestimò, perché se io avessi quel tipo di posizione, i due libri precedenti che ho citato sono immensamente più forti. Questo vuol dire che io vorrei confermare, ma con molta forza, quello che è stato detto sia nell'introduzione che nell'intervento che mi ha preceduto, cioè il fatto che ci sia un clima molto cambiato e che quello che vediamo in manifestazioni pubbliche c'è lo stesso rapporto che esiste tra la parte emersa e la parte immersa dell'iceberg. Cioè, secondo me, la situazione è estremamente grave. Non so se avete seguito, sicuramente, insomma, tutti anche meglio di me, avete seguito quello che è successo in questi giorni a livello di cronaca, quindi non mi riferisco soltanto all'atto approvato dall'amministrazione comunale di Arezzo, in cui ancora però ci devo andare il dispositivo tecnico, quindi sono curioso di vedere, visto che lì si parla di ritiro anche di libri, soltanto sono curioso di vedere chi
quando, come, con quali competenze e con quali liste. Forse riprenderanno le liste già pronte, visto che anche la mozione è una mozione fotocopia che sta girando, forse le liste le prenderanno dal comune di Venezia. Faccio presente che se uno ha dato un'occhiata un pochino più a fondo a queste famose liste di libri, in realtà i libri che si attaccano sono libri su genere, più che altro ci sono pochissimi che parlano di tematiche LGBT, ma parlano di ruoli di genere differenti. Se andate a vedere, ci sono, e quindi, come dire, in Italia omofobia e sessismo sono strettamente, scusate il termine improprio, collegate, cioè come dire, il maschilismo è la matrice forte dell'omofobia italiana. Però è interessante andare a vedere come avviene la comunicazione, perché secondo me è sui singoli dispositivi che qualcosa si può fare. Mi riferivo a un fatto di cronaca che mi ha interessato molto. Sapete, l'altro giorno, qualche giorno fa, non ricordo se 5 o 7 giorni fa, è stata ritirata una bambina a Massa Carrara dalla scuola pubblica, non ritirata da un progetto, ritirata dalla scuola, insomma, che è un atto abbastanza forte, per... è molto interessante. Poi vi racconto un altro episodio reale che è successo a me, forse dopo un po' vi do qualche dato, ma forse più dei dati, delle esperienze sono estremamente interessanti in un consenso come questo. Perché in classe è stato letto un libro in cui una principessa femminilissima nell'aspetto, che risponde agli stereotipi della femminilità, se volete, arriva con il suo principe, che invece assomiglia molto a un uomo latino, cioè non fa niente sostanzialmente. A un certo punto arriva il drago, che cosa succede? Semplicemente succede che il maschio è un pochino lascia fare, insomma, non c'ha tutta questa cosa, e viene rapito. La principessa, ai noi, che cosa fa? Prende, affronta il drago e salva il principe. Quindi lo scandalo è in questo ruolo attivo assegnato alla donna. Ora però, questo è molto grave e siamo d'accordo, ma la cosa estremamente interessante è come viene raccontata dai media. Io sono andato a vedere un po' di articoli e nel 90% degli articoli è una principessa che diventa un principe. Non c'è niente di tutto questo in questa storia. È che la principessa salva il principe, non è che diventa principe, non c'è nessuna trasformazione di nessun tipo. Allora capite che, come dire, se il livello di falsificazione arriva fino a questo, che si deve giustificare in qualche modo una famiglia che ovviamente, come dire, ha voluto, perché uno che tira il proprio figlio barra la propria figlia da scuola normalmente non è che fa immediatamente le comunità di stampa, no? Ok, cioè, c'è un motivo se una cosa succede e il giorno stesso che succede è già su tutti i giornali, vuol dire che c'è una preparazione, no? Ok, ma se una principessa che salva un principe diventa una principessa che diventa un principe, insomma, e questo in un giorno, non nel telefono senza fili che è passato da persona a persona per via orale, quindi ci si può essere, come dire, al di là delle intenzioni. Allora, c'è progettualità di falsificazione. La progettualità di falsificazione, e questo è molto interessante, perché io, insomma, su questo ho delle opinioni un po' diverse da probabilmente anche molti dei presenti, non si può combattere con il confronto. Non si può combattere con il confronto che parte dal presupposto che quello che devo fare è riuscire a farti avere torto con qualsiasi strumento, possibilmente con strumenti falsi, possibilmente attribuendoti colpe che non hai, come diceva il famoso candidato alla presidenza repubblicana di una cinquantina d'anni fa, e molto il tema con questo che dicevi tu nell'introduzione, di che tuo avversario è un pedofilo. Non è vero, non importa, pensa tutto il tempo che dovrà spendere per dimostrare che non lo è. Questa è la strategia comunicativa.
condizionato, no? Perché? Perché l'avvocato morto fa 300 persone a sera e rimangono fuori, perché è più facile fare leva sulla paura e sul terrore che sulla razionalità e sulle spiegazioni, perché la paura da sempre è quello che funziona, perché le strategie che stiamo vedendo sono strategie che già esistono nella storia, che abbiamo già visto. Io non ho paura di dire che la strategia comunicativa è identica a quella dei nazisti con i protocolli di Sion, perché questo è: si prende un pezzo di qualcosa che è vero, gli si cambia il significato, si dice chi è l'autore di quella cosa e si dice qual è il pericolo che ne deriva. Se poi il pericolo riguarda i bambini, che cosa succede? Succede che i genitori, gran parte dei genitori, vedono soltanto l'ultima frase: giù le mani dai nostri bambini, e hanno paura. Che cosa succede? Succede che io mi trovo, le persone che si occupano di ricerca, in questo momento una fortuna di dirigere un grosso progetto, un bel progetto, che non c'entra niente con questo tema qua, ma di prevenzione della dispersione. Avete l'Italia un grossissimo problema di dispersione scolastica, e quindi noi abbiamo ideato un progetto di prevenzione della dispersione che parte dalle scuole elementari. Attenzione, perché è molto importante capire il contesto. Quindi, come tutte le ricerche sperimentali, non si può dire che quello che abbiamo fatto sulla dispersione funziona perché è andato bene. Quindi c'è un gruppo sperimentale e un gruppo di controllo all'elementare, ovviamente. Quindi ci sarà, per chi non ha detto i lavori, no, questo è il gruppo sperimentale, questo è il gruppo di controllo, in questo gruppo qua faremo la misurazione, l'intervento, la misurazione. Quello che si chiama gruppo di controllo si fa misurazione, misurazione senza intervento. Serve però controllare che gli effetti dei prodotti non siano casuali, chiedo scusa, casuali, ma siano determinati dall'intervento. Ok, risultati in un gruppo di Arezzo, certo si può dire più città, ma questa cosa è successa da Arezzo. In un gruppo di controllo, quindi bambini che non avrebbero nemmeno fatto il progetto, di un progetto contro la dispersione, tre bambini non hanno potuto fare la rilevazione perché i genitori l'hanno ritirati dal progetto per paura del gender. Quando io ho chiesto che c'entra, mi è stato detto, è la volontà dei genitori. Quando io ho chiesto di poter incontrare questi genitori per farvi vedere tutto il progetto che è stato inserito nel POF, presentato a giugno, presentato all'Unione per i genitori, eccetera, eccetera, quindi si poteva verificare tutto, compresi i percorsi pre-progettati alla singola ora. Ma questo sta succedendo. Quello che sta succedendo è che siamo di fronte a, da una parte, una strategia, ma più in basso ha una fobia vera e propria, che ha il carattere quindi dell'allucinazione. Perché qui, cioè, chiaro, come dire, per me è un tema di ricerca, ma in questo progetto specifico, che si chiama Oriental Robotics, non c'era una parola, nemmeno di quelli della lista, stai attento a queste parole se le vedi nel POF, la famosa lista pubblicata per avvertire i genitori contro il genere. Quindi questo è, ormai basta che nella scuola, perché queste sono le conseguenze. Allora, lo slogan va preso in realtà: giù le mani dai nostri bambini, lo dico io, giù le mani dai nostri bambini, giù le mani dal fatto che i bambini non possano più fare un progetto di qualsiasi che non possano più sviluppare delle competenze, che non possano più confrontarsi con la differenza. Ma in che mondo viviamo? Vivranno in un mondo in cui tutti i giovani avranno a che fare con la differenza. Quindi quello su cui si sta lavorando è allontanare i bambini da un tipo di istruzione e educazione, che li dovrebbe riguardare. L'altra favoletta, di cui ancora non è stato parlato, e di cui mi piacerebbe invece accennare brevemente, prima di darvi due o tre dati e poi chiudere, perché penso di essermi già mangiato almeno metà del mio tempo, è che l'altro termine che si sta insinuando è che l'educazione
pertiene ai genitori l'istruzione alla famiglia. Ora, io non so questi signori se sono mai entrati dentro una scuola, perché il dubbio che mi viene è questo, perché la scuola è totalmente educazione, è un tipo di educazione particolare, cioè l'educazione che si fa attraverso gli apprendimenti, ma è educazione. E non è che le finalità della scuola si cambiano con gli atti di un'amministrazione comunale o con delle proteste di piazza. Prima bisogna cambiare i documenti fondanti, che nel nostro caso sono 3 o 4 i documenti programmatici, il decreto ministeriale 139 del 22 agosto 2007, l'indicazione nazionale, le linee guida e i DPR sulla valutazione. Ora l'ho detto in modo sintetico, ho saltato qualcosa, insomma più o meno questo. E allora c'è un processo, c'è un percorso in uno Stato democratico con cui si cambiano gli obiettivi dell'istruzione, ma ad oggi gli obiettivi del nostro sistema di istruzione sono educativi. Quindi finiamola con queste discriminazioni. E anche se non le fossero, ogni atto scolastico è intenzionalmente educativo. Scusate, ma dire ai bambini che devono stare zitti, composti a sedere, non è una scelta educativa di valore? No? Dire che è obbligatorio frequentare l'istruzione fino a un certo livello non è una scelta educativa di valore? Scegliere di studiare alcuni autori anziché altri non è una scelta educativa di valore? Scegliere che in Catullo leggo le poesie più morbide e più leggere invece che altre non è una scelta educativa di valore? Parlare di Leonardo da Vinci e non dire mai che è stato processato e condannato per omosessualità non è una scelta educativa di valore? Parlare di patria 700 volte nel programma di storia non è una scelta educativa di valore? Parlare di Garibaldi come eroe dei due mondi e non come mercenario, che è tecnicamente il mestiere che faceva, non è una scelta educativa di valore? Affrontare la matematica come se davvero la matematica fosse fatta con una e una sola soluzione ogni volta non è una scelta educativa di valore? Allora, la domanda è, diciamoci che cosa vogliamo? Perché se ci sono davvero dei movimenti, faccio presente che al forum delle famiglie io ho scritto, mandato fax, chiesto in presenza, eccetera, non sono mai riuscito a sapere il numero di associati, non sono mai riuscito a sapere quante persone rappresentano, me l'ho chiesto pubblicamente, singolarmente, con la tech, col fax, in tutti i modi possibili, non sono mai riuscito a avere una risposta. E allora, anche qui, io vorrei dire, no, stiamo attenti alle rappresentanze, chi è la bambini, una compagna, sono una famiglia, non sono rappresentato dal forum delle famiglie, non sono rappresentato dal movimento genitori, eccetera, eccetera. Allora, insomma, connotiamo, sarà il forum delle famiglie di... No, non glielo do io, perché insomma non gli darei io, sarebbe forse un po' troppo io. Però, cioè, questo è il problema, no? Cioè, ci mancano proprio i termini del dibattito. Il problema grosso in Italia è che ci mancano i termini di dibattito, cioè un'aula universitaria in cui io ero convinto di parlare, perché io non sono in metodologia delle ricerche, quindi non è che ovviamente affronto il tema direttamente, però siccome insomma devono provare a fare un po' di questionari, quindi provare a imparare a farli e poi somministrarli alle volte, gli abbiamo somministrato un po' di questionari, tra cui ce n'era uno anche, siccome siamo di attualità, su questo mostro del genere. I risultati sono quelli che dicevo, no? Ma la cosa estremamente interessante è che se gli abbiamo fatto anche delle domande tecniche, cioè domande per esempio sulla differenziazione sessuale, su cosa dice la scienza, sui cromosomi, il livello di ignoranza è abissale, stiamo parlando del 10% della popolazione più istruita e stiamo parlando di persone che poi andranno, tra l'altro uno dei corsi laurea è abilitante, scienze della formazione primaria è una laurea abilitante, cioè queste sono poi abilitate, queste perché sono al 99,5% delle ragazze, a fare le maestre, le educatrici in scuola di infanzia, abilitate direttamente, senza concorso, con questo livello di preparazione. Non sanno nemmeno quali sono i cromosomi che determinano l'appartenenza al sesso biologico maschile, al sesso biologico femminile o a un grado differente di intersessualità. Anche qui, per esempio, tutto il discorso di intersessualità, faccio come chi mi ha preceduto, lo lascio stare perché sarebbe lunghissimo. Noi siamo convinti che
l'intersessualità sia soltanto l'ermafroditismo, che è invece l'intersessualità perfetta. I gradi di intersessualità sono moltissimi, molti di noi potrebbero essere, potrebbero avere un grado di intersessualità piccolo e non saperlo, perché non sono manifeste. Ok? Insomma, ci sono delle percentuali interessanti, ma non ve le voglio leggere tutte. La cosa credo interessante sugli insegnanti, su cui anche lì era molto semplice nel 2009, anzi nel 2007 fare interventi di formazione agli insegnanti su questi temi, è diventato praticamente molto, molto difficile, se non impossibile, farli adesso, perché nelle scuole, insomma, c'è difficoltà. Io devo dire che fino a 2 anni fa ne ho fatti tanti, negli ultimi 2 anni una volta sola sono state chiamate a fare un seminario di formazione degli insegnanti, quindi anche questo uno dice, vabbè, ma magari in te c'è meno mercato, semplicemente sei te che sei spiegato. No, non è così, perché su altri temi invece, come dire, sono state chiamate sempre di più, ma che credo che sia molto importante, siano molto importanti le poche occasioni in cui ci si trova di fronte a un pubblico vario, come mi è successo recentemente appunto nell'unico seminario che ho fatto negli ultimi 2 anni specificatamente diretto agli insegnanti per volontà di un'istituzione scolastica, perché anche questo magari c'ha altre occasioni di parlare agli insegnanti, ma magari all'interno di un'attività proposta da un'associazione, no, io sto dicendo proprio chiamati dall'istituzione. E nel caso specifico io avevo anche in prima fila, peraltro, 2 sacerdoti in atto, che erano 2 insegnanti di religione, e che però di fronte a un seminario, credo, in cui di tutte le cose che ho detto sono cercate di distinguere, di spiegare la distinzione che esiste tra dato scientifico, teoria scientifica e opinione, e ho cercato ogni volta di dire se erano dati che li prendevo, se erano teorie scientifiche, quali erano le fonti, mi sottolineavo che come opinione valeva la mia tanto quella di chiunque altro. Ecco, io credo che un pochino ci sia un bisogno forte anche da parte degli addetti ai lavori, che siano militanti o che siano invece più di ambito scientifico, a dover essere molto molto precisi. Dovrebbero essere molto molto precisi, che lo so, dice, ma quell'altro non se ne preoccupa di essere precisi. Sì, lo so, ma il piano, se da una parte la strategia comunicativa deve essere diversa, perché non si può usare una strategia comunicativa di semplice confronto con chi ha lo scopo di manipolarti e confonderti, dall'altra parte però invece le occasioni in cui parli in pubblico devono essere connotate dal massimo rigore. L'ultima cosa, appunto, la volevo dire, riguardo agli insegnanti. Le opinioni degli insegnanti sono varissime, è bene però sapere che c'è una convinzione, una, diciamo così, che le acquisizioni scientifiche, perché ora si fa passare anche, io ho ricevuto anche un volantino che è arrivato fino alla cassetta della posta del dipartimento, un volantino in cui si parlava dell'OMS come un'organizzazione militante LGBT, ora non lo sapete, però evidentemente si è capito anche questo, no, perché è interessante, no, vedere anche che cosa viene scritto e il fatto che uno non si preoccupi mai di giustificare le proprie informazioni. Allora io vi volevo dire che più o meno siamo nell'ordine del 10% di insegnanti che su un questionario di 25 domande, in cui molte sono di opinione, e quindi ovviamente le opinioni sono tutte legittime, ci danno indicazioni di atteggiamento, ma sono tutte legittime. Ma c'erano anche delle domande scientifiche, le domande su cui esiste, ahimè, una risposta giusta e una risposta sbagliata. Cioè, se uno a me mi dice che gli elefanti si riproducono per gemmazione, io non concedo le leggi. No? È una cosa, come dire, fino a che non è stata dimostrata, mi sembra un po' particolare. D'accordo? Ebbene, allora, quelli che sono a conoscenza, per esempio, di 4 costrutti con i quali la maggior parte della letteratura scientifica mondiale, sì, c'è chi dice 3, c'è chi dice 4, insomma sono quelli, i costrutti che definiscono l'identità sessuale. Questo lo conoscono il 10% degli insegnanti. Il 10%. Signori, questi lavorano. Gli adolescenti, l'identità sessuale è la parte più importante della loro vita. Che cosa stanno costruendo? Quella. Da che cosa sono spinti? Quali sono le pulsioni più forti? In qualsiasi direzione vada, no? È da quello. Allora, se io non ho nemmeno gli strumenti, i codici
per interpretare anche il ragazzino eterosessuale, sto dicendo soltanto, no? Chiaro che il termine, il bullismo, di quello che succede in termini di suicidi è un tema gigantesco, ma perché? Perché quello che sta succedendo adesso non permette di dare del materiale per costruire l'identità. Gli altri ragazzini, gli ragazzini eterosessuali, trovano numerosi esempi nel curriculum scolastico di identità, di sesso biologico maschile, di sesso biologico femminile, con orientamento sessuale eterosessuale. E tu prendi, pensesti, dalle varie storie, dai vari esempi, e ti costruisci la tua identità. Ma se tu non hai mai a che fare con una identità, da dove la prendi? Da dove la prendi? Il problema in Italia di un ruolo di genere che storicamente fino a 25 anni fa è stato spesso preso a prestito dal sesso femminile era proprio questo. Cioè, dove andavano i ragazzi di 15 anni, 40 anni fa a prendere un esempio di un prototipo di comportamento, di ruolo, se sentiva che il proprio orientamento sessuale era diverso? So, pensiamo a un maschietto di 14 anni che ha un orientamento sessuale che è evidentemente differente da quello del padre. Se non ha nessun esempio e se non ne può parlare con nessuno, che cosa fa? Da dove lo prende il materiale? Sbagliando, dice, se non so come il babbo sarò più avanti. Somiglierò più. Allora, attenzione, il ruolo di genere, quindi vale in questo senso, è culturale anche in questo senso. E come mai invece, quindi abbiamo avuto storicamente una quantità notevolissima, soprattutto di omosessuali maschi, che ha avuto ruoli di genere, diciamo così, presi un pochino in prestito, almeno per una parte, dal sesso femminile. Come mai in California invece è l'opposto? Come fa in California c'è l'ipervirilizzazione dell'omosessuale maschio sovrano? Perché sono modelli culturali. Questo dovrebbe far capire. Questo bisogna far vedere delle foto storiche per far vedere come sempre l'orientamento omosessuale negli stessi anni in California e in Italia si è sviluppato con ruoli di genere opposti. Questo ti fa capire che il ruolo di genere è culturale, ok? E attenzione a avere degli esempi sempre pronti. Cioè, vuol dire che bisogna conoscere le cose. Se è spaventoso leggere di bambini la storia di un uomo straordinariamente forte che è uomo, maschio, non mette in dubbio in nessun modo la propria identità, eccetera eccetera, ma che solamente gli piace fare l'uncinetto, ecco, dell'uomo straordinariamente forte, e non è pericoloso invece leggere la storia di una tizietta alta così che si veste sempre di rosso, a cui la mamma dice di andare a trovare la nonna, lei va a trovare la nonna e viene sbranata da un lupo immediatamente dopo che ha sbranato la nonna, per il solo fatto di aver disobbedito alla mamma, che peraltro gli dice di non passare per il bosco quando la nonna sta al di là del bosco, quindi non si capisce come passa la figlia, no? Giro lungo, che cosa dice quella storia? Quella storia dice che, nella versione di Grimm, dice che le bimbe non capiscono niente, le femmine non capiscono niente, perché arriva un uomo, gli ultimi 5 secondi, distingue addirittura il rumore del bussare, dice: conosco il rumore del bussare di tutta la contea, questo non è il bussare della nonna, va lì, apre la pancia, salta, 5 secondi, rimette a posto tutto. Questa che storia è? È la pedagogia del terrore? Se non obbedisce alla mamma, ti uccide il lupo, ti mangia il lupo. Ok, andiamo a vedere che storia era. Che storia? Perché il cappuccetto rosso c'ha la mantellina rossa? Chi la portava la mantellina rossa? Le prostitute. Che storia era? È una storia di stupro, il cappuccetto rosso. Il lupo era un uomo. Basta andare a vedere quella di Ferrone. Non c'è mica bisogno di studiare fino agli studiosi del folklore. Studiassero un pochino. Pollicino, Ansel e Gretel. Sono storie terribili. Sono storie di un babbo che ti accompagna in mezzo al bosco e che dice: preferisco che tu stanotte sia sbranato dai lupi piuttosto che vederti morire piano piano, se comincia a bere. Certo, quale genitore non accompagnerebbe il figlio? Stavo pensando stasera quasi quasi accompagno mio figlio in mezzo al bosco e lo lascio lì. E
queste non sono traumatiche, c'è un trauma. Un tizio di così che fa anche l'uncinetto, tra l'altro vergognandosi un po' perché lo sa che diranno in giro, ma è, non è traumatico dire a un bambino guarda ci sono genitori che pigliano figli e li abbandonano. Cioè decidiamo cos'è traumatico, no? Perché se no veramente, cioè, siccome ripeto, il termine della discussione del confronto reale non c'è, allora occorre che ci sia una parte, se c'è un'altra parte della società che non ha voglia davvero di confrontarsi, occorre che ci sia una parte invece che studi, che si confronti, perché gli elementi scientifici, tecnici, antropologici, di studio del folklore, di studio delle culture, psicologici, pedagogici, per dire che tutto quello che si sta dicendo in questi mesi non solo è completamente falso, ma se preso con il giusto approccio fa anche parecchio ridere. Fa anche parecchio ridere. Perché non fa ridere? Non fa ridere perché purtroppo le conseguenze le subiscono i bambini e i ragazzini. E io lo vorrei ricordare, il numero dei suicidi per omofobia nella scuola secondaria e secondo grado in Italia sono sottostimati. Sono sottostimati perché vengono travestiti. Io ho assistito direttamente quando sono a Perugia a come si fa. I genitori sono i primi. I genitori molto spesso sono i primi che dopo il suicidio del figlio cominciano a mascherare il motivo per cui il suicidio è avvenuto. Quindi stiamo attenti, perché quello che sta succedendo non si traduce soltanto nell'affossamento gravissimo di alcuni, ma si traduce in morte di ragazzini. Cioè, quello che voglio dire è che io non imputo soltanto una battaglia culturale di retroguardia a questi movimenti, io gli imputo delle morti. C'hanno le mani sporche di sangue e sta roba va detta. Perché questo è, perché i ragazzini che si suicidano si possono evitare. Come? Attraverso dei percorsi sulla differenza nelle scuole e dandogli del materiale per costruirsi l'identità. Io ci ho parlato con un po' di amici dei ragazzini che si sono suicidati a Perugia. Non è una roba che si lavano via così, eh? Non è il ritardo gravissimo, ma il ritardo fosse anche di 6 mesi o fosse anche di 1 anno, ci dovessimo tornare sopra l'anno prossimo sulla legge o quando una volta statisticamente ci toccherà anche a noi il governo intelligente che non importa, no? Quindi per la legge di Galileo. Sono cose molto gravi, sono arretramenti, no, rispetto a avanzamenti che saranno fatti faticosamente. Però le vite dei bambini, le vite dei ragazzini sono una roba con cui non si scherza. E i dati che ci dicono della preparazione e della posizione degli insegnanti, e della posizione degli insegnanti, per cui, come dire, ce n'è ancora una metà che parlano di malattia psicologica, che parlano di atteggiamenti determinati da insicurezza e confusione rispetto alla sessualità, o addirittura che mancano, che derivano da mancanza di affetto in famiglia, poca virilità o poca femminilità o influenza dell'ambiente. È chiaro che anche se ce n'è un componente invece che è preparato, che sa di che cosa si parla, che ha posizioni assolutamente rubricabili nel 2015, io credo che anche l'omosessualità è preparata, in una scuola pubblica il termine non dovrebbe nemmeno esistere. Ecco, io credo che il percorso da fare sia molto ampio, ma credo che il dominio dell'istruzione, il dominio educativo sia uno di quelli a cui porre maggiore attenzione, per due motivi. Uno, quello che ho detto, perché le conseguenze sui bambini e sui ragazzi sono le più pesanti e sono quelle ovviamente che ci dicono moltissimo rispetto agli anni a venire, no? Rispetto al futuro. La seconda è che appunto c'è un potenziale, di cambiamento, e il potenziale di cambiamento ha a che fare soprattutto con i ragazzi. Io credo che il lusso che non possiamo permetterci è quello di educare le prossime generazioni alla diffidenza, al sospetto dell'altro, al timore
e a identificare un nemico che sappiamo che fa molto poco sempre in ogni periodo di crisi economica. È molto più semplice trovare qualcuno come, da additare come nemico piuttosto che affrontare.